Appena arrivato nel nucleo da pochissimi giorni. Allora, vi presento velocemente cani e conduttori e poi li facciamo lavorare e vi spieghiamo un po' come funziona il nostro addestramento. Allora, la prima unità che vi presento è l'istruttore della squadra, con il suo cane in reinserimento. Un'unità in reinserimento vuol dire che ha già un cane operativo. Questo è il secondo cane che sta addestrando. E il cane è un Weimaraner, un bracco di Weimar. Con noi e a lavorare bene. L'addestramento di base è proprio questo, cioè avere il cane in mano, non aver paura a lasciarlo a terra da solo, richiamarlo quando serve. E la prima fase è questa, ci vuole qualche mese per portare il cane ad essere tranquillo, anche perché i cani hanno abbastanza preoccupazione di essere lasciati liberi, lasciati soli, perché hanno paura di essere abbandonati, e la cosa più difficile da fargli imparare è stai qui fermo a terra in mezzo a un prato e aspettami. Una volta acquisito questo, gli facciamo imparare un'altra cosa. Non è che facciamo imparare il cane ad abbaiare, perché spesso e volentieri l'addestramento viene confuso. La gente dice, quando sapete tempo, quando trova il disperso, finché il conduttore non arriva, lui deve continuamente abbaiare chiamando il conduttore. L'abbaio è importante per noi. Un anno usata lì. Una annusata là, ok, l'abbiamo trovato, è lì. Allora, l'annusata, questo è chiaramente il principio dell'addestramento, la segnalazione. Adesso il conduttore si avvicina e glielo premia. Ogni volta gli facciamo vedere che effettivamente c'era dentro la persona, per cui viene premiata dalla persona dentro, il cane. E poi gli facciamo annusare l'ultimo, giusto per avere la tranquillità che mentre il figurante rimane aperto, andiamo a vedere l'altro o il terzo, che comunque non ha nessun interesse, tanto l'ho già trovato, però da un'annusata gliela diamo. Ok, va bene, perfetto. Vedete che funziona, ogni cane poi ha un suo premio, in questo caso con la Ulla viene usato un gioco. Ulla gioca e il suo premio è la pallina, conduttore cane, la pallina è il premio che lei ha piuttosto del cibo. Ogni cane poi ha un suo rinforzo, in questo caso il gioco. Ecco uno.